Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è il video dei prodotti finiti del mese di luglio. Ecco il bustone, anche in questo caso il mese è volato velocissimo. I prodotti non sono pochi, quindi cercherò di essere breve. Lucio è come sempre pessima perché sta arrivando un temporale orrendo, nuvolacce nere, tanto per cambiare, perché insomma quest'estate ha fatto troppo caldo, quindi un po' di pioggia serve. Si nota il mio sarcasmo, vero? Spero. Iniziamo subito con i prodotti perché appunto non sono pochi. Allora, primo prodotto, sono felicissima non di averle finite ma di averle trovate. Sono queste salviettine struccanti biologiche dei Provenzali. Sono appunto queste salviettine struccanti biologiche 100% puro cotone naturale, nuovo profumo 100% naturale, sono all'argan. Finalmente delle salviettine che struccano e non bruciano. Come sapete, se mi seguite, io praticamente ho dovuto bocciare il 90% delle salviettine struccanti che ho provato, perché mi bruciano non solo nella zona degli occhi, ma anche appunto tutta questa zona, la zona delle guance e del naso e della bocca, ma mi bruciano proprio tanto, quindi faccio fatica ad utilizzarle. Queste invece non mi danno assolutamente problemi, queste qui, e le ricomprerò assolutamente. L'unica pecca è l'odore. Avete presente quell'odore di incenso, ma proprio incenso da chiesa? Ecco, ha lo stesso identico odore. C'è scritto appunto nuovo profumo 100% naturale, credo abbiano scelto di dare il profumo dell'incenso, non lo so, ma è un profumo veramente molto forte e persistente, quindi se non sopportate i profumi forti anche per pochi minuti, ve le sconsiglio perché è molto molto forte. Io appunto le passo sul viso, strucco bene e sciacquo immediatamente, quindi il profumo poi va, per fortuna non persiste. Però mentre le state usando è veramente fortissimo. Per il resto è un prodotto bio, cosmetico biologico certificato. Ecco qui il certificato. E le trovo davvero valide. Credo costino sui 3 euro, 3,50 euro. Io l'ho preso da questa buona in offerta, credo, se non sbaglio, 2,50 euro o poco meno. Queste salviettine Pau di 6 mesi, se le trovate in offerta, assolutamente provatele, perché se non bruciano a me, non brucia nessuno, presumo. Poi, altro prodotto che questa volta però non ricomprerò sono questi dischetti struccanti antibatterici della Cotoneve, antibatterici azione 2 in 1 con propoli, 70 dischetti levatrucco orlati, buona la qualità, non si sfaldano, sono morbidi, sono dei buoni dischetti, però il prezzo insomma non giustifica il prodotto, nel senso che questi li ho pagati se non sbaglio quasi 2 euro. Io dischetti altrettanto validi comprati a Lidl o all'Eurospin li pago 89 centesimi per 120 pezzi, quindi li ho provati, l'effetto antibatterico della propoli non si è minimamente visto e quindi non li andrò a ricomprare. Sono prodotti buoni in sé, ma insomma, li trovo equivalenti a molto meno. Ho poi finito questa maschera per capelli biologica della Omia. Questa è quella all'olio di semi di lino per capelli forti, certificato ICEA, 250 ml, 6 mesi e il PAO. Io lo acquisto quando acquisto sapone, lo metto in offerta a 2,50 euro, 3 euro, se no il prezzo dovrebbe essere sui 4,55 euro più o meno. E mi sono trovata bene, ora sto utilizzando quella alla macadamia perché c'è appunto questa qui al semi di lino, poi c'è quella alla macadamia e quella all'aloe. Mi sto trovando bene anche con quella che sto utilizzando adesso. Io l'ho utilizzata sia come maschera post shampoo, tenendola su 5 minuti dopo aver lavato i capelli mentre ero in doccia, magari il tempo di uno scrub. L'ho utilizzata anche come maschera pre-shampoo, andando però ad arricchirla con olio di cocco e olio di ricino solitamente. L'effetto è ottimo in entrambi i casi, sia utilizzato da solo come maschera post shampoo, quindi al posto del balsamo, che come maschera pre-shampoo. Mi è piaciuta perché va ad ammorbidire i capelli, a nutrirli, a districarli, ma non li appesantisce. Ho poi finito un prodotto per me indispensabile d'estate ed è il repellente per le zanzare. Questo è della Vape, Dream & Dress, poteva essere spruzzato sia sui vestiti che sulla pelle. E io appunto essendo allergica alle puntole delle zanzare vivo praticamente con questi qui addosso dal tramonto in poi, a volte anche di giorno. È appunto uno spray asciutto anti zanzara, efficace per fino ad 8 ore. Io appunto ora ne sto utilizzando un altro, sempre Vape però in salviettine. È un prodotto che appunto è stato efficace su di me, quindi se avete lo stesso problema ve lo consiglio. Ho finito poi l'Ipobrex Cell della Iodase, fluido concentrato.
pagato, c'è ancora la scritta, 34 euro, sono 100 ml appunto perché è un fluido concentrato. Mi è piaciuto, diciamo che si assorbe abbastanza facilmente, ma vi permette comunque l'azione di un buon massaggio, perché la crema anticellulite in sé senza un buon massaggio non ha praticamente effetto. Quindi creme che si assorbono troppo velocemente non vi danno la possibilità di massaggiare per bene la zona. Questa non faceva grandissima fatica ad assorbirsi, però vi permetteva appunto un buon massaggio. È un gel crema fluido, ha un'azione termogenica, però non è troppo forte, nel senso io anche d'estate con il caldo riesco a tollerarlo tranquillamente. Notavo la pelle più compatta con l'utilizzo costante, quindi ve lo consiglio, e lo utilizzavo una volta al giorno. Vi consiglio di utilizzarla due volte al giorno se lo utilizzate da solo, oppure come facevo io, una volta al giorno questo alternato ad un altro prodotto anticellulite. Poi cosa ho finito? Ho finito questa crema che non ricomprerò assolutamente, è la Leo Crema Pelle Morbida Nutriente Multiuso. L'ho comprata lo scorso anno quando dovevo andare in vacanza per avere una crema ricca, diciamo, ma in confezione piccola. Questa infatti è la confezione da 50 ml, la pagai se non sbaglio 1 euro da questo sapone. Idrata 24 ore, non è vero. Per terminarla l'ho utilizzata sui piedi, ma la trovo veramente pessima, troppo pastosa, non idrata assolutamente, non mi è piaciuta e non la ricomprerò. Altro prodotto terminato è questo dentifricio, il Pearl Drops Advanced Whitening, denti 5 volte più bianchi. Sono 50 ml di prodotto, lo trovo buono come dentifricio, mi dà un bel effetto, mi lascia la bocca fresca. Sbianca i denti sì, ma la cosa è veramente minima, non è assolutamente da denti 5 volte più bianchi. Ho finito poi due deodoranti, uno è questo della Yves Rocher, deodorante delicato, la lavandina di Provenza. 0% alcol, parabeni e sali di alluminio. È un prodotto, se mi seguite, che riutilizzo sempre perché mi piace. L'unica cosa è che questi deodoranti della Yves Rocher, in generale tutte le profumazioni, durante l'inverno, l'autunno e la primavera mi reggono bene, d'estate un po' meno, quindi adesso li metterò un pochino da parte, userò altro e poi con l'autunno ricomincerò ad utilizzare appunto questi deodoranti Yves Rocher perché mi piacciono molto. Poi ho terminato questo deodorante Nivea, il Pearl & Beauty, protezione morbida, effetto seduzione, 48 ore, delicato sulla pelle con estratti di perla. Preso anche questo ad un paio d'euro al massimo da questo sapone. È un roll-on, però questa volta è in crema, non come quello della Yves Rocher che è più acquoso, diciamo. E un buon deodorante, niente di particolare. Se mi capiterà di trovarlo in offerta, probabilmente lo riprenderò. Non mi dà irritazione, che è la cosa, insomma, che io devo evitare nei deodoranti, perché molti mi danno irritazione. Non è quindi aggressivo sulla pelle e un buon deodorante. Ho poi terminato, o meglio sostituito, la testina del Clarisonic. Ho ripreso la stessa, cioè quella per pori dilatati, che è quella azzurra. E come sapete si trovano da Sephora al costo di 25 euro, quindi se avete il Clarisonic vi consiglio di fare come me e aspettare il 20% di sconto. La testina andrebbe cambiata ogni 3 mesi, io spesso non lo utilizzo mattino e sera, quindi insomma dura un pochino di più, però ve ne accorgete quando la testina è da cambiare, perché inizia ad essere leggermente aggressiva sulla pelle, quindi appena vi accorgete che c'è qualcosina che non va, cambiatela. Ho poi terminato questa mini size di balsamo concentrato attivo della Bioficina Toscana, trovata in qualche bio box, non ricordo quale, tempo fa. Era una mini size da 50 ml, mi è piaciuto tantissimo, tanto che ho riacquistato già la full size. Ci ho fatto veramente tantissimo tempo, lo utilizzo una tantum quando voglio dare una botta di idratazione ai capelli, e lo utilizzo appunto a mo' di maschera, lo metto, lascio 5 minuti in posa, poi sciacquo e i capelli sono morbidissimi, idratatissimi, si districano con facilità, e però non sono appesantiti appunto. Nonostante io abbia i capelli molto sottili e senta qualcuno dire che questo è un balsamo pesante, a me ho utilizzato una tantum, non dà assolutamente problemi, quindi è un prodotto che vi consiglio e che ho già acquistato. Poi ultimo prodotto in full size, di prodotto in realtà ce n'è ancora, però è talmente secco, raggrumato, cade a pezzi quando lo mettete e inizia a bruciarmi un pochino gli occhi, è il Lashes Go Wild della Essence. Allora, questo è un prodotto che a me piace in quanto mi piace l'effetto che dà. Dà un effetto drama, ma non va ad attaccare troppo le ciglia. E questo insomma è l'effetto che io voglio, perché ho già le ciglia lunghe, quindi non mi serve allungarle troppo.
Il problema è che questo mascara si secca facilmente e quando lo applicate dopo un paio d'ore avete tutti i pezzettini di mascara sul viso. Quindi non so se lo andrò a ricomprare nonostante il costo sia veramente bassissimo, 3,89 euro se non sbaglio. Passiamo poi a tantissimi campioncini che ho portato con me in vacanza. Allora, il primo è questo shampoo biologico della Saponaria, girasole e arancio dolce, questo qui. L'ho utilizzato una sola volta per capelli secchi e trattati, non sono riuscita a farmi con una sola applicazione, chissà che idea, però non mi è sembrato male. Altro prodotto per capelli, questa maschera in pacco luce idratante aloe vera della Planters, l'ho utilizzata appunto in vacanza e diciamo che non è andata a nutrire e idratare granché i capelli, quindi mi aspettavo qualcosina di più. Altro prodotto per capelli è questo balsamo goccio di seta della Phytophilos, questo qui, che mi è piaciuto più dell'altro, insomma, andava ad idratare abbastanza bene i capelli e li ha districati. Anche in questo caso con una sola applicazione non ho una grandissima, non mi sono fatta una grandissima idea. Poi passiamo alla crema eterea della Neve, questa mi è piaciuta molto, l'ho utilizzata per diversi giorni, è una crema protettiva con acido fitico per pelli grasse e miste e penso che proverò la full size di questa crema. Ha un profumo di vaniglia buonissimo e è molto leggera, si assorbe facilmente, non unge il viso, quindi è perfetta per il periodo estivo. Ho poi utilizzato questa crema solare acceleratrice della bronzatura all'olio di jojoba di L'Erbolario, l'ho utilizzata al mare, SPF 15, non mi ha dato problemi, non mi ha fatto scottare, quindi una buona crema. Poi ho provato il gel aloe gambe effetto freddo, azione immediata della Planters, diciamo che non ha questo enorme effetto rinfrescante, però insomma qualcosina si sente, al contrario di altre creme del genere che ho provato, perdura per una mezz'oretta 40 minuti un effetto diciamo riposante, leggermente fresco sulle gambe. Ultimo prodotto, sempre Planters, è la crema dopo sole entità viso e corpo, l'ho utilizzata sul décolleté e sulle spalle dopo l'esposizione al sole, una buona crema lenitiva, non pesante, si assorbe facilmente, quindi non mi è sembrata male. Questi erano tutti i prodotti che ho finito in questo mese, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti. Prestissimo ci sarà un regalino per voi, quindi restate sintonizzati e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!